Sì, grazie Presidente. Ci troviamo davanti a un atto di indirizzo molto importante perché lo abbiamo visto in questo primo inizio della nostra esperienza amministrativa di governo della città, e durante la quale stiamo lavorando tra mille difficoltà, con una coperta sicuramente corta, ma stiamo lavorando per aumentare l'offerta di trasporto pubblico. Ricordo ad esempio che abbiamo istituito diverse nuove linee, come la linea 718, la linea 520, o abbiamo reso più veloci alcune linee come la linea 51 trasformandola in espressa, e così via. Però chiaramente facendo questo lavoro ci siamo accorti che nel contratto di servizio che sono previsti, programmati da fare esercitare ad ATAC, sarebbe opportuno aumentare di 1 milione questa previsione programmazione annuale. In questo modo avremo più margine per istituire nuove linee, ripeto, come già abbiamo fatto per le linee 718 e 520, o anche semplicemente per allungare gli orari di alcune linee. Ricordo un altro successo importante che abbiamo ottenuto, ad esempio, è stato quello per la linea tram 3 di estensione dell'orario dalle ore 22 alle ore a mezzanotte e 30. Quindi tutte queste operazioni che hanno un impatto importante sulla cittadinanza sono più facili da realizzare se si ha un po' più di elasticità nella possibilità di programmare i chilometri da parte di Roma Capitale, di Roma Servizio della Mobilità e del gestore che è ATAC. Tutto questo, appunto, io nell'atto richiamo il contratto di servizio. Se non erro l'articolo 6 e l'articolo 7 che definisce i LAS, che sono i livelli adeguati di servizio che l'amministrazione alla fine dell'anno ogni anno deve stabilire, e quindi ci troviamo perfettamente in linea con questo atto di indirizzo in cui impegniamo poi la Giunta appunto a programmare per il prossimo anno questo aumento di 1 milione di chilometri. Chiaramente non sarà solamente un aumento virtuale, perché anche qui lo voglio ricordare, ad agosto attraverso Consip abbiamo perfezionato l'acquisto di 227 nuovi autobus che inizieranno a percorrere le nostre strade per marzo-aprile del prossimo anno, oltre ovviamente al revamping dei mezzi elettrici, dei minibus elettrici che sta partendo proprio in queste settimane e che vedrà quindi i minibus elettrici tornare a circolare per le strade della nostra città. E da ultimo, lo abbiamo visto anche l'altro giorno in commissione, l'apertura per gennaio del prossimo anno del corridoio filoviario Laurentina. Grazie Presidente.